Burro, ragazzi. Benvenuti al 39esimo episodio del Mercatino. Oggi siamo con Cuggi. Ciao, ragazzi. Ospite speciale. Ci vedete al mare, ma lì dietro c'è il mercatino. Noi abbiamo già fatto il giro. Raga, sto facendo questa intro dopo perché all'inizio è buio e non si vede un c***o. Il mio telefono non rende niente. Vi dico già, abbiamo trovato molto, molto burro. Grazie alla mia presenza. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete un like e attivate la campanellina. Se volete scoprire cosa abbiamo trovato, non vi resta che guardare tutto il video. Vi spoilerò una cosa, c'è qualcosa della Nintendo. E anche un essere verde. Beh, raga, andiamo a iniziare la nuova puntata del mercatino. E Rita ci aiuterà con le riprese, grazie piccolina. Ecco raga, avete visto l'intro, stiamo appena arrivato, vediamo se troviamo qualcosa. Metti like. Monopoli. Stanno ancora tutti allestendo, raga. Oggi c'è anche Cuggi, ma non è ancora arrivato. Ovviamente l'avete visto sicuramente nell'intro. Con lui ci si diverte sempre. Un bordello oggi. C'è anche Fix, vuoi dire qualcosa? Buongiorno. Che buongiorno. Si dice? Cosa hai trovato? Niente, ancora non ho cercato niente. Cercherò. Una bella moto antica. Che okay, raga, il lato ferramenta è bello vuoto oggi. O non hanno ancora messo o non metteranno, ma ci sono i furgoni, ma... Là c'è il mare. Ce l'avete voi il mercatino al mare? Siamo, guarda quante radio antiche, raga. Non so quanto vedete, però balordo. C'è già caldo. Dopo 5 minuti che cammini, io ho caldo. Anche se c'è ancora freddino in verità, però. Let's go. Adesso freddo. Fatemi sapere se siete andati ai vostri mercatini, se avete trovato qualcosa. E a che ora andate voi al mercatino? Io ormai ci sto andando molto presto e ho molto sonno e molto freddo, non ho voglia. Ok raga, ho fatto il giro esterno, ora facciamo le prime file, dalla prima fino all'ultima, delle carte Pokémon. Posso vedere? 100 queste e 80 quelle, sì, le può vedere. Grazie mille. Non sembra ci sia niente di che. Raga, io non ne capisco molto, non so se ci sia qualcosa. Fatemi sapere voi. Magari lo prendiamo ammazzato a casa. Boh. Niente, raga. Sta arrivando Cuggi. Quel pezzo di merda. Like per Cuggi. Commentate qui sotto che Cuggi è scarso a Tekken. Fighe se scarpe, raga. Sentite bene in te di scarpe. Cuggi. Scusate, sono un po' addormentato, però trovato. Sono qua con Cuggi. Oh, per non ho ancora trovato niente, devi farmi trovare tutto. Andiamo, Cuggi. Ma sei appena arrivato. No, ah, non è vero, ho fatto solo il lato esterno. Ok, adesso tocca all'interno. Dobbiamo trovare tutto, cazzo. Zaino sulle spalle. Paracadute. Ah no, è vero, scusa. Ma noi abbiamo lo zaino, quindi. Quindi ci stava. Let's go. Sordo e burro. Cosa cerchi, Cuggi? Oggi cerchiamo un tavolino per appoggiarci le console, i libri, cose del genere, cose che comunque in camera ancora non ho, che mi sono trasferito da poco. Vediamo un po'. Ma questa barba? Avevo voluto cambiare un po' il look. Oh, è un figo pochino, Cuggi, raga. Diciamo che sono fatto per festa. Alle mie due iscritte. Che bel ragazzo. Sono osservato qua. Un po' con le telecamere. No, non riprendo. Un biliardino. Partitina? Vai. Fidiamoci. È un po' burdino. Mazze da golf. Mazzi di mazze da golf. Questo tavolino. Questo tavolino? Fa cagare. Quanto la vendi là? Senza cavo, senza niente, lo sai. Riesci a scendere a 30? Facciamo 30. Grazie. Andiamo dall'altra parte. Io l'ho visto, ho detto, secondo me a Cuggi può interessare. Adesso andiamo dall'altro lato. Quanto la vendi l'Xbox? A mezz'entaio, no? E i controller li comprendi tutti? Ah? I controller. Ma questi non sono di qua. Ah, sono della quella dopo? Sì. E quelli quanto li fai? Questi qua, dammi un pentiero. Sì. Questi qua sono dell'Xbox One. Questa è la 360? Questa è la 360. Giochi non ne hai? No. Facciamo 40 per tutto? Tutto a cosa? L'Xbox e i due joystick. 45, dai. Ma li sai, ti ricordi se funzionano? Sì, oh, sì. Funzionano, ok. Va bene, dai. Oggi un po' di burro, Cuggi. Porto sempre la solita fortuna. Un po' di burro, molto burro, ma non è un Xbox Series S, però. Tra poco adesso lui? Sì, è lui. Te li posso lasciare qua mentre faccio il giro? Ti lascio tutto in questa busta? Togli e poi dacci.
Infatti, anche contro l'Xbox One, un po' di burro. Grazie mille, a dopo. Cugi, cioè, hai capito cosa è successo? Da una fila, Wii U. Dall'altra, Xbox 360. Speriamo funzioni. Purtroppo non ha scatola e niente, però... 45 sì, però con i joystick che sembravano messi anche molto bene, secondo sì. me è un affare. Cioè, 45 euro anche i due controlli di Xbox One. Esatto. Ci stava, senza secondo i controlli non l'avrei presi 45 euro, però. Un prezzo interessante anche, ci stava, e l'avrei fatto. Poi facciamo un bel recap di tutto, raga, restate fino alla fine del video. Cugi, ho già finito i soldi. Cioè, meglio ho speso, così. Ho speso già tipo... 70 euro e passa. Saresti molto più triste con tanti soldi in tasca adesso. Senza il burro. Senza il burro. Nello zaino. Nelle mie spalle. Una cosa così di grandezza. Non di più. Ci fai molto ridere. Cugi, mi devi ricordare di andare a prendere l'Xbox dopo. Sì, mi ricorderò sicuramente. Tu sarai la forza mia. Ah, una Play 2. Non what the fuck? Sono due Slim. Sì. Quanto la vende la Play? Salve. Quanto la vende? Va bene. No. Non vedevi da molto una PlayStation 2 Slim, Cugi. Esatto. Mi ha riaffiorato certi ricordi di quando ce l'avevo. Nostalgia. Scarpe della Lidl. Adesso trovo una bella serie X. Mi spiace, Cugi. Abbiamo trovato solo una 360. Vabbè. Quasi, dai. Solo due generazioni. Abbiamo trovato... No, aspetta. Abbiamo trovato la 360 e anche l'altra, la Xbox One. Quindi andiamo per gradi, no? Controller Xbox One, sì. Ah, i controller Xbox One. Vabbè, poi adesso troviamo la serie X diretto, dai. Tanto. Minchia, neanche la serie S, la serie X proprio. Certo. A 10 euro. Tutto incluso. Anche il Game Pass. Cugi, guarda il letto di libri. Il letto di libri. Loro si sdraiano e noi non possiamo, mi dispiace. Raga, oggi posso dirlo, burro? Cioè, il burro l'abbiamo trovato. Il che burro, cazzo? Sono arrivato io ad aumentare la percentuale di burro. Madonna, cioè, Cugi, devi venire ogni domenica ormai, per forza. Ci sta, infatti voglio aiutarlo, dai. Ogni domenica viene Cugi se mettete 300 like. Ne voglio 3 milioni. Tu sarai la forza mia. Continua. Na, tu domani. Questa fila, Cugi. Non l'abbiamo già fatto. No, Cugi. Tagazza, snareni. Per me sono le 6 del mattino. Ancora la scena della Lidl, nano, minchia, beato. Potete entrare nell'angolo rotture della Lidl. Lo ricordi? Quella... Ciao, quanto vengono le cannucce? 1 euro. Rita si è presa delle cannucce. Quando puoi trovare di tutto, anche questo puoi trovare. Oh, Cugi, ce l'avevo io. Ce l'avevi? Il T-Rex. Oh, c'è anche Emilio, raga. Però era più piccolo il mio, strano. Che bello. Intelligenza artificiale. Questi sono reperti, raghi. Avevo anche quello, giuro. Cazzo. Io Toby Docet. C'è anche Shrek. Mio Dio. Shrek. No. Ciao, quanto li vendi questi? Questo 2 euro e questo 4. La prendiamo la tazza, che non so se sia una tazza, però. A me piace Shrek. Burro Shrek. Non lo farò mai vedere. Fai. No, lo vedere. Cugi, fai vedere cosa ti sei comprato. Un accessorio per il telefono. Che vuoi. Cosa vuoi? Copiare Giulia Crossbow? No. Fai vedere. Devo. Dai, Cugi. Cugi, esci... Ma io non mi posso vergognare di lui, la verità. Siete pronti, ragazzi? Vediamo. Sì, questo è il burro della giornata. Oh. Sta sputando la testa. Ole! Dai, è bellissimo, raga, non potevo lasciarlo lì. Raga, 3 euro. È il burro, secondo me. Me lo metto in camera così fiero. Ti manderò tante foto. Batti il 5. Ok, raga, siamo a metà e ovviamente la pausa preferita degli italiani. Pausetta. Acquetta. Però, oggi Cugi, sorpresa, non te l'ho detto, ma pausetta succhetto. Oh my god, it's incredible. Ovviamente te l'ho portato.
Upsy Daisies. Oh my god. Io sono un Sigma, l'apro così. Mi sono fatto ecco anche male. Palordo, mi hai sorpreso, veramente. Grazie, Cucci. Brindisi. Col succhetto, alla salute, raga. Al burro. Un po' di succhetto a Rita. So refreshing. Raga, questi sono i succhetti chimici dell'hard disk, ormai costano 2 euro, raga. Ma cioè, all'hard disk 2 euro? Se devo comprare i succhetti al discount a 2 euro, ora mi sento franchino e mi incazzo. Cioè, già fanno cagare, sono chimici, e adesso infatti, costano pure 2 euro. Che tragedia, i succhetti che non costano così tanto, anche quelli più economici. Niente burro per i succhetti. Perché finita la pausa, iniziamo la seconda metà. Raga, attrezzi agricoli, qua il mercatino è pieno. C'è veramente di tutto. No, anche zerbini. Io sono già super soddisfatto col burro, eh. Lo stesso finiamo il giro e poi faremo anche un secondo giro, perché comunque non si sa mai, raghi. Magari c'è l'affare della vita, o comunque il pezzo della collezione che cercavo da una vita. Che fai, non lo prendi? Pupo. Che pupetti, pupetti. Ciao, pupi. Ciao, ciao. Troppo bellini. Abbiamo fatto il pieno di endorfina. Ah. Che cazzo hai fatto a vedere? Quanto lo vendi? 2? Ho preso il controllo Xbox, 2 euro. Visto che abbiamo preso un Xbox, un controllo in più fa sempre comodo. Sì. Ti stai uccidendo la spalla, vero, Cugi? No, non lo... mi ero anche dimenticato di averlo. Io devo dare un esame, non ho tempo di provare tutte queste console. Ma probabilmente le proverò venerdì. Se vuoi il burro, il tempo devi dedicarglielo. Grande filosofia. C'è anche la custodia. Una tazza strana. Questo da prendere lì. 2 euro. Rita si è presa questa bellissima tazza. Lei fa la collezione di tazze buffe, per chi non lo sa, e questa è veramente figa, raga, particolare. Che figa. 2 euro. Teletubbies. Raghi, fatemi sapere se avete curiosità sul mercatino. Qualunque domanda avrà una risposta. Risponderò io. Non è vero. Cazzo voi. Mi metto nei tuoi video. Pupo. Lion. Il mondo delle Barbie. La seconda metà, a parte quel controllo, non abbiamo trovato niente. Comunque il controller non è che non sia niente, eh. Vabbè, un po' di burro. Adesso mangiamo la pizzetta, recuperiamo l'Xbox e poi facciamo il secondo giro. E poi c'è una sorpresa. Caffettino? No. Però anche il servizio era lavorato. Pizzetta mangiata, speriamo che non mi hanno rubato l'Xbox. Andiamo a prenderla e andiamo in macchina. Ok raghi, abbiamo preso tutta l'Xbox. Let's go. Ok raghi, siamo alla macchina. Appoggiamo tutto e incominciamo il secondo giro. Qua abbiamo l'Xbox con i controlli di Xbox One. Poi qua liberiamo la spalla a Cucci, poverino. Allora ragazzi, questo è il pezzo più pregiato e bello di oggi. Cioè il controller lo mettiamo qua. Poi ho preso anche delle batterie, raga. Servono sempre. Qua c'è la Wii U invece. Questo è il pezzo forte della giornata, raghi. Non è vero, Shrek. Ok, appoggiato tutto. Secondo giro, sempre senza microfono. Vediamo se troviamo qualcosina, in caso ci sarà la mia voiceover. E poi ci vediamo a casa. Ma quanto burro abbiamo trovato? Troppo! Ok raga, questa era tra virgolette la sorpresa. In pratica un ragazzo che viene al mercatino, Matteo, mi ha venduto tutti questi giochi insieme a delle custodie. Vi spiegherò meglio dopo a casa in tutta tranquillità. E nel secondo giro inizia con un sollotto di giochi PS1, che però non c'era niente di che, e tipo li vendeva comunque a 20 euro l'uno. Verso la fine vedo questo lotto di giochi Xbox 360 venduto da un bravo ragazzo del mercatino, che mi ha fatto un burro prezzo, ossia 10 euro per 4 giochi. Questi qua. We'll be right back.
Ok raga, siamo a casa, benvenuti nella mia terrazza. Facciamo qua il riepilogo di tutto ciò che abbiamo trovato. Oggi penso che sia la puntata più proficua, o almeno sicuramente con più cose che abbiamo trovato al mercatino. Saluto Matteo che mi ha fatto fare questo affare e mi ha dato tutte queste custodie che adesso andiamo a vedere. Più giochi in questa busta a 50 euro. Secondo voi è un affare? Matteo, commenta qui sotto così ti metto un like nel commento. Per 50 euro Matteo mi ha dato 3 Tomb Raider, il quarto Chronicles e il secondo Oddworld Apes Exodus in buone condizioni. Poi mi ha dato questi due giochi per la Wii U che sono un po' messi male, ma mi ha detto che funzionano. Ottimo, perché appunto abbiamo trovato una bella Wii U. Questi due giochi per la PlayStation 2, ossia God of War e Yakuza. Yakuza soprattutto. E poi vi faccio vedere velocemente tutte queste custodie dei giochi. Non so quante sono veramente tante. Contatele per me, che servono sempre. Non so se ci siano libretti, non so, e forse qualcuno c'è anche il gioco, ma non ho controllato. Mi ha detto che loro sono le custodie, però potrebbe esserci anche i libretti e anche forse alcune volte il gioco. Se dovete liberare spazio come Matteo, contattate Salva. Passiamo al burro, ciò che abbiamo trovato veramente al mercatino: la Wii U. Che bella la Wii U, una delle console meno apprezzate, ma che in verità è molto divertente, ha dei giochi belli, ha praticamente i giochi della Switch, perché sono quasi tutti usciti prima sulla Wii U, poi li hanno rifatti per la Switch, come Zelda, Breath of the Wild. E questa l'abbiamo pagata a 30 euro. Per 45 euro abbiamo controllo Xbox 360, alimentazione Xbox One, Kinect Xbox One, un'altra alimentazione Xbox One, due controlli Xbox One, porta controller che fa sempre comodo, Xbox Limited Edition, ma non so di quale Limited, non so neanche se sia una Limited in verità, però questa colorazione non è sicuramente la classica, poi mi informerò. Poi per 2 euro abbiamo preso controllo Xbox, quello col cavo. Minchia raga, ma quanta roba c'è? Io fino a giovedì sono straimpegnato, c'ho un esame, università di merda, non c'ho più voglia di vivere, però sicuramente le proverò o giovedì o venerdì, non ho neanche il tempo di pulirle, quindi ci vediamo direttamente giovedì con la prova, col test se funzionano e forse anche con la pulizia. Che burro. Ah cazzo, mi sono dimenticato di questi, 10 euro, 4 giochi Xbox. Ok raga, per voi è passato un secondo, ma per me sono passati dei giorni. La relatività del tempo. Cioè, secondo voi mi metto a pulire tutto quello che abbiamo trovato in un video? Oh cazzo! Mi piace il mio nuovo giocattolo, è un coso per sparare via la polvere. L'ho preso in quel sito dove ti rubano l'identità, la moglie, i figli, i cani. Però è molto utile. Lo utilizzerò per pulire tutta sta merda, per togliere il primo strato di polvere. Sempre in modo delicato, attenti soprattutto dentro la console a non abusare di queste cose. Invece noi cosa andremo a fare? Visto che le console pulirò dopo, anche i giochi che sono 50.000. Andremo a provare sicuramente l'Xbox e la Wii U e poi anche qualche gioco. Matteo mi ha detto che alcuni delle custodie che mi ha dato ci potrebbero essere anche i giochi. Quindi andiamo a testare magari quelli più fighi, quelli più interessanti. Facciamo in ordine di uscita di console. Quindi mi sa prima la PlayStation 1 e poi il PlayStation 2, poi Xbox 360, poi Wii U, Xbox 360, PlayStation 3 e Wii U. C'è qualcosa da PlayStation 3? Boh, vabbè. Vabbè raga, let's go. Questi sono sicuro che funzionano, quindi non li andremo a provare. Questi della Wii U li proviamo dopo. E vediamo, tra tutte le custodie che mi ha dato Matteo, c'è qualche gioco. Tipo, qua non c'è niente. Riuscite a capire se c'è il gioco solo dal tatto? Io sì. Mano del maestro. Non è vero, lo so che ci riescono tutti. Sono belli 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 zozzi. Se devo pulire solo uno di questi giochi, già gioco ci metto un quarto d'ora. Mi spiace raga, per chi ama in un momento pulizia sicuramente tornerà. Ecco, tipo questo GTA 4, c'è il disco che non sembra neanche messo male, quindi lo andiamo a prestare. Lui mi ha venuto solo come custodia, cioè mi ha dato 10 euro tutte queste custodie, ma c'è anche un gioco che solo GTA 4 vale 10 euro. Poi magari non funziona, ma se con la macchina per riparare i dischi che comprerò un giorno, magari funzionerà, non si butta via niente. Allora, tipo qua c'è scritto rotto, quindi presumo non funzioni. Questo ce l'ha. Need for Speed Underground 2, tipo Fable A, Assassin's Creed 2, ma qui ci abbiamo anche Manhunt. Non funzionerà mai, penso. Ah, bei graffi. Lo testiamo lo stesso? Sì. Qua c'è qualcosa. Dragon Quest, che probabilmente non funzionerà mai, però lo testiamo lo stesso anche questo. Basta, se no non finisce più il video, se andiamo a testare tutto. Dai, testiamo anche un gioco per la Play 1, giusto per vedere la schermata della Play 1, che è sempre burrosa. Oddworld. Ciao. Ok burro raga, funziona. Prossimo. Ciao.
Burro, anche questo. Ok, raga, il tempo sta per scadere. Proviamo direttamente le console, che sono la ciccia. I giochi li proverò piano piano io, quando avrò tempo, quando finirò questa cazzo di università. Siete curiosi? Scrivete su Instagram, pian piano vi comunico se funzionano i giochi. Quindi passiamo direttamente alla Xbox 360. Ok, abbiamo collegato tutto, mi sembra. Siccome questo controller ha la batteria ricaricabile, ma io non ho modo di ricaricarla, appunto, utilizzeremo le vecchie batterie, sono del mio controller Xbox, ovviamente davvero uomo. Attacchiamo qua. Vediamo se accende direttamente col controller. Il controller sta accendendo. Mettiamo HDMI magari. Eccola! Top. Questa dovrebbe essere l'ultimi modelli Xbox 360S. Molto bella, è nero lucido. Magari quando la pulisco sarà ancora più bella, ovviamente. Adesso è bella sporca. Ha dei graffi, vabbè. Però sicuramente vale qualcosina di più rispetto ai primi modelli di Xbox. Oppure no. Ditemi voi qua sotto se secondo voi questa vale di più rispetto agli altri modelli. Vediamo, aprivano disco. Ok, non c'è nessun gioco, peccato. Proviamo un gioco per vedere se legge bene i dischi. Visto che sta uscendo Modern Warfare 3, Black Ops. Così proviamo bene tutti i tasti, che almeno quelli li so, e vedo se reagisce bene il controller. Black Ops partito non subito di più. Burro. Ma quanto era bello zombie di Black Ops, raghi. Like per zombie di Black Ops. Proviamo la Wii U? Ma sì, dai, proviamola. Tu e nessun altro. Sei stato tu. Scusami. L'ho deciso io, è vero. Ok, ho attaccato tutto. Il LED qua si è acceso. Non ho pensato che questa potrebbe essere scarica. C'è il caricatore, per fortuna, però non l'ho messo a caricare. Lo sapete qual è la cosa più divertente di comprare console usate? È vedere se qualcuno ha dimenticato un disco qua dentro e scoprire che cos'è. Vediamo se c'è qualcosa. Prima vedo neanche se vediamo anche se si accende. Ok, si accende. No, nessun disco. Non ho dimenticato niente. Sicuramente scarico. Lo carico 5 secondi e ci vediamo. Ah, prima che mi scrivi qui sotto, sì, contro l'Xbox One li testerò io da solo. Ok, raga, poteva andare tutto bene col cazzo, ma questa merda di cosa non si carica. Ma ho visto un video di 2 minuti dove un tipo mi diceva togli la batteria e rimettila. E... oh, cazzo, vabbè. Funzionerà di nuovo la tua Wii U, il tuo gamepad Wii U. Vediamo di rendere fieri fix. Fortuna la batteria c'è, per un attimo ho pensato, ma io se la son fottuta. Si stacca questi fili. Ho detto, tienili in mano 10 secondi e poi funzionerà. La riattacchi e rifunzionerà. Ci sto credendo? Non lo so. Ora rimettiamo la batteria. Ma proviamo subito. Si attaccando diventa arancione. Oh, col cazzo, non si accende. Raga, se sapete come fare, aiutatemi. Era troppo bello per essere vero che devi solo togliere la batteria e rimetterla. Mi sembrava troppo strano. Trovo una soluzione, vi aggiorno. Vabbè, raga, cioè, letteralmente papà l'ha toccata e niente, si è accesa. Svelami i tuoi poteri. Può essere il cavo. Il cavo che... il cavo o i contatti? Eh sì, Fix, era proprio il cavo. Infatti, se vedete, muovendolo, il LED si accende. Ho pensato bisogna comprare l'alimentazione, ma per fortuna io ho Fix. Ecco. Se non lo sapete, tra le altre cose, Fix è anche elettricista. Abbiamo visto che appunto uno dei cavi era danneggiato e allora abbiamo aperto. Non so cosa stia facendo in questo momento, sinceramente. Chiedetelo a lui se volete, ma io l'ho solo aiutato a tenere la luce come un bravo figlio. E niente, l'alimentazione è tornata come nuova. E quindi un bel like per Fix, ci sta tutto. Ok. Raga, io finisco di provare tutte le cose tra in questi giorni, in questi mesi ormai, da quante cose ci sono. In caso in questo video non vedete la Wii U, vuol dire che non sono riuscito a risolvere il problema. Comunque avete aggiornamenti sempre sul mio Instagram. Sempre più burro, raga. Al prossimo video.